manifestarsi. Oltre 40 relatori provenienti anche dall'estero hanno animato il convegno internazionale di studi La verità delle finzioni, scienze sociali e letteratura, con il patrocinio dell'Associazione Italiana di Sociologia e della Società Scientifica Italiana di Sociologia, Cultura e Comunicazione. Due giorni di approfondimenti e dibattiti tra il campus dell'Università D'Annunzio di Chieti e la Fondazione Michetti di Francavilla al Mare, dedicati al rapporto tra sociologia, narrazioni e letteratura, con un focus specifico su media, testo e comunicazione. Andrea Lombardinilo, organizzatore di questo convegno, quali sono le verità delle finzioni? La verità delle finzioni è quel campo di ricerca che i sociologi della comunicazione, i sociologi anche generali, si prefiggono di approfondire, di esplorare in occasione di questo convegno che si è aperto in auditorium del rettorato in Università Chieti, alla presenza del magnifico rettore, del direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali. Una quarantina di relatori chiamati a raccolta per esplorare per l'appunto questo rapporto tra mondi visionari, mondi immaginari legati, possibilmente legati dai classici della letteratura, dai classici della sociologia, nel segno poi delle dinamiche legate alla transmedialità, alle utopie e distopie letterarie, nell'era in cui la serialità televisiva schiude nuovi versanti anche narrativi. In Fondazione Michetti abbiamo le sessioni parallele dedicate da un lato alla rilettura dei classici, dall'altro alla utopia e distopia letterarie nel segno anche della transmedialità. Tavola rotonda sulla storia della serialità televisiva, che consiste nella presentazione dei tre volumi curati dal professor Rilardi, dal professor Ragone e da altri colleghi che saranno impegnati in questa due giorni convegnistica. Segue il concerto, l'appuntamento musicale dedicato al Cenacolo di Francesco Paolo Michetti, organizzato con l'Istituto Nazionale Tossiano d'Ortona e con il Club Tosti. Spesso si utilizza la finzione anche per raccontare appunto delle verità. Penso agli scenari distopici di cui lei ha parlato, appunto, che diventano anche un'anticipazione di quello che sarà il futuro, cioè si parla di finzioni che poi tanto finte non sono. Sì, la finzione è un mondo meraviglioso nella misura in cui la finzione ci consente spesso di evadere dalla realtà, soltanto se ricordiamo che un grande personaggio come Ennio Flaiano ricordava che a volte spesso invece la realtà supera la finzione. Tutto questo oggi incrementato, implementato dai nuovi media che in fin dei conti non sono più così nuovi, però ecco, le nuove declinazioni della narrazione corredate anche da effetti speciali consente oggi davvero di esplorare le nostre verità quotidiane e di dipingerle sotto punti di vista probabilmente inimmaginabili un tempo.